Anemone Onlus, associazione umanitaria di Torino, presenta nella sala ATC di Corso Dante Bambini per Bambini. È una raccolta di fondi attraverso uno spettacolo, un coro, che ci è stato gentilmente offerto da un coro di bambini di Valperga, il coro Arte e Musica. Il ricavato della serata sarà destinato a due progetti sui bambini, uno in Burkina Faso e uno in Madagascar. Quello di Burkina Faso è una scuola di bambini handicappati, sono sordomuti. Invece in Madagascar sono dei bambini denutriti che vengono accolti in una scuola. L'iniziativa del Madagascar è nata attraverso la nostra esperienza in Madagascar, abbiamo incontrato questo istituto e abbiamo capito che era un'operazione molto importante. Il progetto del Burkina Faso, anche in questo caso, nasce da una nostra esperienza locale. Abbiamo incontrato un'associazione locale di Burkinabè che hanno fondato una scuola per bambini con gravi handicap, fondamentalmente sono dei bambini sordomuti. Questo problema in Africa è enorme, il bambino sordomuto è abbandonato e quindi muore per abbandono della famiglia. Questa scuola li reinserisce nella società e gli dà un lavoro. Un appuntamento per unire l'arte alla solidarietà. Sì, indubbiamente l'arte e la solidarietà sono due cose che si incontrano molto bene ed è molto importante perché in questo periodo in cui si tirano su tanti muri nel mondo è importante invece creare dei ponti tra chi può e chi ha bisogno. È un'azione molto importante, quindi siamo molto coinvolti in tutto questo tipo di progetti. Per noi tutto ciò che è legato a scuola e a formazione è fondamentale, perché attraverso questa via che si può tentare di emancipare delle situazioni difficili in paesi del terzo mondo che altrimenti non riuscirebbero a gestire i loro grossi problemi da soli.